Ottenere un guadagno, una rendita passiva sui propri depositi grazie alle piattaforme di DeFi è possibile non solo con le piattaforme, lasciatemele chiamare classiche, ovvero quelle che ben conosciamo e di cui abbiamo già parlato negli altri video, cioè quelle di lending collateralizzato, ma ultimamente stanno andando molto di moda e stanno nascendo tantissimi di questi nuovi protocolli di liquidità condivisa, delle sorte di exchange completamente decentralizzati, ai quali chiunque può partecipare dando in prestito, offrendo la propria liquidità per fare questi scambi e guadagnando una rendita passiva molto alta che può arrivare anche al 30% annuo. Tuttavia, nel fare questo ci sono ovviamente dei rischi in più che bisogna assolutamente conoscere. Quindi lo scopo del video di oggi è proprio parlarvi di questa novità, di come funziona, quali rischi ci sono e quali sono i progetti migliori in questo ambito che vale la pena conoscere, approfondire e perché no, utilizzare. Vi raccomando di guardare il video fino alla fine perché l'ultimo che vi descrivo è quello un po' più speculativo. Per chi crede, diciamo, nel futuro, in questa direzione, nella direzione della DeFi e dell'interoperabilità tra blockchain, sarà di sicuro quello che vi interesserà di più. Maggior rischio, maggior potenziale. Buonasera, amici criptoinvestitori, e ben ritrovati a tutti quanti. DeFi e rendite alternative sono sempre un tema bollente e oggi lo approfondiamo. Porto al vostro interesse tre progetti che sono Uniswap, conosciutissimo ormai, Curve Finance, meno conosciuto ma assolutamente interessante perché offre delle rendite veramente ottime, o soprattutto in questo periodo, e infine REN, questo nuovo protocollo di interoperabilità che permette di creare dei cosiddetti dark nodes, che sono delle sorte di nodi di staking, e avere dei prospetti futuri di guadagno potenzialmente ottimi. Vi racconto di tutte queste cose, come funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. Saprete tutto quello che c'è da sapere. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate ai massimi, a voi non costa nulla. Iscrivetevi al canale, campanellina per non perdervi neanche un video attivando tutte le notifiche, e iscrivetevi sugli altri miei canali social, link in descrizione. Ora basta chiacchiere e via con questo tuffo nella nuova DeFi. Seguitemi. Il primo metodo che vi mostro oggi per guadagnare da queste innovative piattaforme di DeFi è quello di porsi come liquidity provider, ovvero mettere in prestito, mettere a disposizione la propria liquidità a questi exchange completamente decentralizzati che si basano appunto sui pool di liquidità. È un metodo che può portare guadagni veramente interessanti, si può arrivare anche al 30% annuo, tuttavia non è esente da rischi e da ma. In questo video ovviamente lo scopo è andarli ad esaminare tutti per capire poi se fondamentalmente ne può valere la pena. Per parlarne però occorre prima capire come funziona Uniswap, come funzionano questi pool di liquidità. Fondamentalmente immaginatevi un exchange completamente decentralizzato dove non c'è nemmeno un order book, quindi non c'è domanda e offerta e non c'è quel match appunto tra domanda e offerta che fa il prezzo. In questo caso ogni coppia, vedete qua sotto l'elenco delle varie coppie a disposizione su Uniswap, ha un suo pool di liquidità. Immaginatevi appunto una piscina riempita con due liquidi diversi, uno dei quali è DAI e l'altro dei quali è Ether. I due liquidi ovviamente avranno un rapporto diverso, non saranno identici in questa piscina. Perché? Perché uno dei due token vale di più dell'altro. In particolare DAI Ether, che ha un valore di un Ether uguale 230,3 DAI circa, vede una proporzione di 16.700 Ether, 3.854.000 DAI. Se voi fate il rapporto di questi due valori ottenete proprio il prezzo Ether DAI. Questo come funziona e come viene determinato il prezzo? Banalmente il prezzo è determinato, ve l'ho detto, dal rapporto tra le due quantità di token all'interno del pool della coppia relativa. E cosa succede quindi se qualcuno, ad esempio, arriva e acquista 1000 Ether? Va a sballare questo prezzo e quindi innanzitutto incorrerà in un po' di slippage, quindi il suo acquisto di 1000 Ether avrà un prezzo un po' sfavorevole per lui. E poi chi vorrà andare, chi sarà interessato a fare arbitraggi, troverà che potrà fare delle operazioni a due prezzi diversi tra Uniswap e un'altra piattaforma, per esempio. Sarà incentivato a farle e in questo modo riequilibrerà il pool, la quantità dei due token nel pool, in modo da allinearla col prezzo di mercato. Spero di essermi fatto capire. Fondamentalmente, colui che fa la liquidità, che fa da provider di liquidità, mette a disposizione i propri token per l'appunto in questo pool. Quindi
quindi va a condividere la sua liquidità con Uniswap. In questo modo chi vuole appunto fare gli swap tra un token e l'altro può utilizzare la sua liquidità. Chi fa questi swap paga una fee, che nel caso di Uniswap è dello 0,3%. Tutte queste fees che vengono pagate vengono inserite direttamente nel pool di liquidità. Chiaramente, in base alla quota del pool di liquidità che ognuno mette a disposizione, avrà una percentuale sulle fees e pertanto andrà a maturare una rendita costante che è funzione della sua quota e dei volumi di scambio che avvengono su quella coppia che attinge da quel pool di liquidità. Vi faccio un esempio pratico. Guardate sempre DAI Ether, che vede 7 milioni 800 mila dollari di controvalore come liquidità complessiva, divisa come abbiamo visto prima, e dei volumi medi, cioè volumi dell'ultima 24 ore, 630 mila dollari. Le fees ottenute dall'intero pool di liquidità nelle ultime 24 ore sono di 1800 dollari, che si sono aggiunte alla liquidità stessa. Quindi come vengono divise? Se io avessi un 10% di questa liquidità, quindi se io ci ho messo dentro 780 mila dollari di liquidità, io avrei guadagnato 189 dollari di fees, ok? Banalmente il 10%. Ogni giorno funziona così. Aggiungere liquidità a questi pool è la cosa più banale del mondo, perché basta utilizzare un browser come Brave, che implementa i crypto wallet al suo interno, oppure un'estensione di Chrome tipo MetaMask, che appunto abilita al web 3, quindi all'integrazione con i servizi di smart contract e di Ethereum. È sufficiente cliccare Add Liquidity e in seguito si viene immediatamente catapultati allo smart contract, dove si può inviare la propria liquidità. Per capire quale può essere il rendimento vi consiglio due siti. Il primo si chiama uniswaproi.com, che tra l'altro è stato creato da un italiano, complimenti per questo ottimo sito, e fa vedere fondamentalmente un po' di statistiche se si vuole analizzare un address e vedere che andamento ha avuto, quindi se si ha il proprio address per esempio si può andare a vedere quanto si sta guadagnando, o altrimenti andare a esaminare i vari pool. Vedete che qua ci sono due ordinamenti default per il massimo rendimento o la massima liquidità. Al momento il massimo rendimento ce l'ha la coppia Ether Celsius, però attenzione che la liquidità è estremamente bassa. A liquidità bassa ci sono alcuni rischi di cui parliamo tra poco. Come vedete il ROI, il guadagno proiettato dei prossimi 30 giorni, lo vedete in questa colonna e nella colonna di seguito quello annualizzato. Attenzione sempre a valutare anche la liquidità. Come vedete da questa tabella, il guadagno derivante dalle fees non è assolutamente uguale al ROI effettivo che il liquidity provider guadagna, ma il ROI è pari al guadagno delle fees meno la cosiddetta impermanent loss. Occorre capire benissimo il concetto di impermanent loss se si vuole fare da liquidity provider, perché è uno dei rischi del mestiere. Ok, delle controindicazioni. La impermanent loss dipende da due cose: dalla liquidità che c'è nel pool di riferimento, minore è la liquidità e minore è il rischio di impermanent loss, e dalla volatilità della coppia di riferimento. Come avrete capito, è una cosa legata allo slippage, quello che abbiamo detto poco fa. Quando il prezzo di un asset si muove, si generano più volumi, ovviamente, perché si va incontro ad arbitraggi tra varie piattaforme, insomma, si vengono a generare maggiori volumi di scambio e di conseguenza maggiori inefficienze dovute da un pricing non perfetto dato da questi pool di liquidità, laddove il pricing è dato banalmente dal rapporto dei due asset, e quindi dal tempo in cui il prezzo si muove al tempo in cui effettivamente il rapporto nel pool si va ad equilibrare vengono fuori appunto queste inefficienze. Non ve la faccio troppo tecnica, se volete tutti i documenti con i calcoli li trovate sul sito di Uniswap, vi dico banalmente che queste inefficienze diventano concretamente delle perdite per chi fa da provider di liquidità. Sono perdite definite impermanent perché? Perché qualora poi il prezzo dovesse ritornare al valore iniziale, anche dopo un po' di tempo, queste perdite verrebbero sanate, ok? Quindi impermanent per questo motivo. Se le si vuole stimare, a parte che su questo sito, su uniswaproi.com, si ha una stima nei prossimi 30 giorni della impermanent loss basata su statistiche passate di volatilità, se si vuole dei dati più accurati si può andare su questo sito che lascio sempre in descrizione e si può andare
andare a prendere una finestratura, ad esempio di 3 mesi, come in questo caso, e vedere quanto avrebbe inciso la impermanent loss. Esempio, sulla coppia Ether-DAI, supponendo di dare liquidità 50% Ether, 50% DAI, rispetto a holdare 50-50, perché attenzione, un'altra cosa importantissima è che questa impermanent loss non è da vedere come una perdita effettiva, ma è come una mancata opportunità, un opportunity cost rispetto all'holdare, che avrebbe fruttato di più. Appunto, abbiamo perso rispetto all'holdare quella impermanent loss. In questo caso vedete una linea che è sempre crescente rossa, che è quella delle collected fees. Ovviamente l'exchange Uniswap ogni giorno genera fees che vengono distribuite al pool di liquidità, quindi a tutti coloro che hanno dato liquidità come rendita passiva. Assieme a questo abbiamo la impermanent loss in giallo, che vedete come varia e soprattutto vedete come è praticamente sempre, anzi sempre, in perdita, minore di zero. Questo perché? Perché dal 18 di marzo ad oggi il prezzo di Ether è pressoché raddoppiato e quindi c'è stato un gran movimento. Se volete un'idea di quanto il movimento può influire sull'impermanent loss, guardate quest'altro grafico che vi mostra come il miglior scenario ovviamente è quello in cui il prezzo a cui io vado a dare liquidità e il prezzo a cui vado a riprendermi la mia liquidità, che sia un mese dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, è il medesimo. Quindi se Ether parte a $200, poi va a 300, 500, 100 e poi ritorna a 200 dopo 2 anni, io non vado incontro a nessuna impermanent loss. Altrimenti vedete questo all'incirca il grafico, un 2 per causa un 5,7% di perdita relativo all'hold, che è all'incirca la impermanent loss che siamo andati a realizzare, vedete meno 5,85%, unito al 4,29% delle fees generate dall'exchange che ho incassato, ho una impermanent loss del meno 1,81% rispetto a un hold, ok? Quindi questo è il senso della impermanent loss con cui bisogna assolutamente fare i conti e che si vuole tenere in considerazione. Chiaramente questa inefficienza tenderà a sparire, a ridursi progressivamente con il crescere della popolarità di Uniswap e della liquidità al suo interno. In una liquidità teoricamente infinita non esiste nessun tipo di inefficienza di questo tipo, proprio perché si tende ad equilibrare il prezzo in maniera pressoché istantanea. Per evitare di incorrere nella impermanent loss si può andare a fare da liquidity provider a degli exchange decentralizzati che lavorano sul medesimo concept di Uniswap, che però non scambiano asset che hanno valori diversi tra loro. Un esempio è Curve.fi, che tra l'altro ha dei tassi di interesse di tutto rispetto, vedete alcuni al momento arrivano anche al 40%, ma sono estremamente variabili e quindi non prendeteli come assoluti. In ogni caso Curve che cos'è? È sempre un DEX esattamente come Uniswap, che però scambia a dei pool di liquidità esclusivamente stable coins, quindi di pari valore. Si può scambiare, che ne so, DAI con USDT piuttosto che SUSD, quella di Synthetix, con sempre USDT. Ecco, tutte da $1 l'una e quindi non c'è il problema dello slippage, oppure quasi non c'è, diciamo. Oppure si può scambiare Bitcoin con Bitcoin. Cosa significa? Al momento l'interoperabilità tra blockchain è un tema bollente e quindi ognuno sta facendo il suo token Bitcoin, il suo token legato a Bitcoin, il cui valore è di un Bitcoin a causa di un supply peg, si chiama, ovvero si blocca un Bitcoin, si genera ad esempio un WBTC, che è un Bitcoin su blockchain ERC20. Lo stesso il RenBTC, il progetto Ren, ne parliamo tra poco perché è un altro metodo di guadagno interessante, soprattutto per chi è, come dire, visionario su questo progetto e ci crede molto. E in ogni caso sono token che hanno il valore di un Bitcoin, ok? Basta, tutto lì. Pertanto, andando a fare da liquidity provider, andando a fornire liquidità su questi pool, si incorre in una impermanent loss pressoché nulla e si ha il netto soltanto, vedete, di questo APY, di questo guadagno. La liquidità è comunque discreta, sta aumentando in questo periodo, e proprio perché c'è un trend effettivo di questi DEX che sono molto sotto i riflettori ultimamente. Vi consiglio di buttarci un occhio perché è uno dei migliori modi, quantomeno per adesso, per noi cosiddetti early adopters che lo vogliamo utilizzare fin da subito, per andare a generare un
un'ottima rendita sulle stablecoins, nettamente maggiore, senza ombra di dubbio, di tutte le varie piattaforme di DeFi. Per adesso, ripeto, perché è volatile. I rischi, è importante capirli, sono di due tipi. Il rischio smart contract, quindi sono tutti, hanno subito tutti audit, quindi sono stati classificati come sicuri, ma non si sa mai. Sapete quello che è successo ieri a Bancor? È stato praticamente prosciugato perché hanno trovato un bug. È sempre possibile che si scoprano dei bug, quindi mi raccomando, non metteteci i risparmi di una vita, è una follia, ok? Quindi il rischio c'è. E l'altro rischio è il rischio che le stablecoin perdano il loro peg definitivamente. Quindi se una di queste stablecoin dovesse non valere mai più un dollaro, collassare, è un problema notevole, ok? Per tutti questi pool di liquidità. Questi sono i rischi da tenere in considerazione. Mai sottostimare i rischi, a mai pensare che queste sono rendite passive prive di rischi. No, assolutamente no. Visto che abbiamo citato poco fa Ren, mi sembra giusto approfondirlo un po', anche perché propone un suo metodo per guadagnare una rendita, soprattutto se si crede in questo progetto. È un metodo un po' più speculativo e tra poco capirete come mai. Allora, Ren è un progetto che punta all'interoperabilità tra blockchain, ovvero il mettere a disposizione le coin, ve la banalizzo tantissimo, di una blockchain anche sulle altre, in particolare Bitcoin, Bitcoin Cash e Zcash attualmente sulla ERC20, tramite un procedimento che si chiama minting e burning, ovvero io ho un Bitcoin, faccio il minting, vincolo il Bitcoin e creo un REN BTC che è compatibile ERC20, faccio il burning, distruggo il REN BTC e riottengo il mio Bitcoin. Ovviamente si paga una piccola fee per ognuna di queste operazioni. L'interoperabilità ultimamente va molto di moda proprio perché la DeFi è esplosa e la DeFi attualmente viaggia, vola su Ethereum e pertanto tutto ciò che non è ERC20 è tagliato fuori e quindi c'è un po' questa corsa a far diventare tutto ERC20 interoperabile, guardando anche più avanti e al di fuori di Ethereum. REN fa questo tramite una macchina virtuale distribuita, diciamo che ci sono tante copie in giro per i vari nodi e chiunque può creare volendo questo dark node, si chiama. Per crearlo occorre vincolare, attenzione, 100.000 REN, che sono è il token, è la coin di questa blockchain, che al prezzo attuale si parla di $11.400 circa per vincolarne 100.000 e per creare quindi un dark node. Oltre a questo c'è il costo di mantenimento di una VPS, che sono pochi dollari al mese, il meno, e il doverla far girare, la configurazione è banalissima. Tuttavia c'è questo vincolo di capitale appunto in una altcoin potenzialmente volatile. Per questo è speculativo, perché attualmente comunque i rendimenti sono molto bassi, mi diceva un amico sulla community Discord che sono a malapena pari al costo della VPS stessa, però ovviamente è un progetto neonato, qualora poi dovesse venire integrato con i vari DEX e con le varie con i vari protocolli di DeFi, i volumi aumenterebbero, le fees generate dal minting e dal burning aumenterebbero e quindi anche i guadagni di chi ha questi darknet. Sono un numero limitato, il massimo che se ne può creare mi pare che siano 10.000, e poi potete vedere le varie statistiche sul sito di REN stesso. Ve lo volevo citare perché mi sembra giusto. Infine, visto che non ne abbiamo parlato, vi cito anche Idle.finance, che è un progetto, mi pare tra l'altro italiano, se non erro, e praticamente permette di andare a diversificare sulle varie piattaforme di DeFi in maniera totalmente automatica. Ci sono due pacchetti, tra virgolette, chiamiamoli, che sono Best Yield e Risk Adjust. Come vedete, il Best Yield mira ad avere l'APY più alto, quindi il rendimento più alto, mentre il Risk Adjust mira a andare a utilizzare le piattaforme, le coppie che hanno il livello di rischio definito più basso. Per quanto riguarda il rischio, avevo fatto un video proprio dedicato ai rischi della DeFi e questo punteggio è calcolato esattamente su quei parametri lì. Devo citare anche questo, anche se fa parte tra virgolette della vecchia scuola, ovvero del lending collateralizzato. Questo è quanto, vi ho dato tante cose su cui pensare, su cui riflettere in un unico video, spero che lo apprezzerete, ma mi sono voluto fare una cultura anch'io su queste nuove opportunità che la DeFi sta dando, proprio perché è un mercato veramente in espansione e vale la pena conoscerlo, perché ci sono enormi opportunità, sempre ovviamente se si è consapevoli dei rischi. Cosa ne pensate? Qual è la piattaforma che vi incuriosisce di più, che utilizzereste? Fareste mai da liquidity providers? Sì, no, perché? Mi raccomando, ditemelo nei commenti che ne discutiamo. Ragazzi, un carissimo saluto e alla prossima!